Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Nomi Bestiali, la rubrica di YouTube che vi svela tutti i segreti dietro ai nomi degli animali. E stavolta abbiamo la civetta comune, Athene noctua. Il nome civetta, riferito all'uccello, è comparsa, diciamo, come parola di origine europea nel XIV secolo e probabilmente è un'onomatopea che si rifà al suo verso. E dico parola riferita all'uccello perché anche alcuni mammiferi a volte sono chiamati civette, ma lì l'etimologia è tutta diversa. La chiamiamo civetta comune perché è la civetta, insomma, più diffusa. Gli inglesi invece la chiamano little owl, cioè piccolo gufo, ed in effetti è piccina. Secondo la cultura popolare, la civetta e tutti gli altri strigiformi, quindi rapaci notturni, portano iella, ma in realtà dipende dalla cultura a cui facciamo riferimento. Infatti abbiamo due stereotipi, da una parte il gufo iettatore che porta sfortuna, dall'altra parte il gufo saggio e acculturato. Atena, dea greca della sapienza, delle arti, della tessitura e della strategia, era raffigurata con una civetta accanto ed era il suo animale sacro per eccellenza. Tant'è che nel nome scientifico della civetta, il genere, Atene, è proprio un omaggio ad Atena. E la figura del gufo saggio viene proprio da qui. Noctua viene da noctis, latino, che significa notte, e sostanzialmente fa riferimento al fatto che questo è un uccello notturno. Tant'è che uno dei nomi colloquiali con cui è noto è Nottola. Il motivo della sua cattiva nomea dalle nostre parti è da ricercarsi nella figura della strega della tradizione latina. Come dicevo prima, l'ordine dei rapaci notturni è noto col nome di strigiformi. Vengono quindi alla mente le strigi, ovvero una sorta di arpie barra streghe tipiche della cultura latina, che le chiamava Strix, e che sono state citate per esempio da alcuni autori, come per esempio Ovidio, la cui passione, delle Strix, non di Ovidio, era quella di mangiare bambini. Ognuno ha le sue di passioni, insomma, a voi vi piace far canottaggio o giocare a Dungeons and Dragons, a loro gli piace mangiare bambini, vogliamo fargli una colpa? L'etimologia della parola latina Strix, che tra l'altro è stata poi utilizzata per il nome di genere di alcuni strigiformi, è da ricercare nel verbo latino stringo, che significa strappare, sempre in riferimento al fatto che gli garbava tipo strappare l'interiore dai marmocchi e ingozzarsene, insomma, anche lì gliene vogliamo fare una colpa? Papabile parola alla radice del loro nome era anche il verbo strido, in riferimento al loro verso, ed è proprio da Strix che viene la parola strega. Per questo nella cultura occidentale spesso e volentieri i gufi non vengono visti di buon occhio. Diventarono poco il tempo anche una delle forme che di notte potevano assumere le streghe per andare a combinarne chissà quante. Però il nostro uccello notturno di Atena è un'altra storia. Spero che questo piccolo ritratto etimologico della civetta vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto fatelo sapere condividendo il video, commentando, lasciando mi piace, eccetera. In descrizione trovate il link alla mia pagina Facebook, che vi invito a seguire perché lì posto tutti gli aggiornamenti, e anche il link per poter sostenere la mia attività di divulgazione su YouTube. Quindi, vi ho detto tutto e al prossimo video. Ciao!